a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi è un volo particolare, lo faremo in compagnia di lui, il Wingsuit S di Home FPV, drone o meglio CineWhoop che ho già recensito, con ovviamente installato la SMO 4K, e la location ragazzi è questa ed è spaziale, davvero davvero spaziale, una location incredibile dove ci sono un sacco di passaggi stretti, un sacco di rami, di piante, uno slalom incredibile, e poi abbiamo questo roccolo dove si può entrare e uscire dalle finestre e dalle porte rimanenti con questo piccolo dronino. Ovviamente tutto questo lo possiamo fare se abbiamo loro, gli occhiali FPV di DJI, ovviamente con il modulo HD anche sul drone, perché con tutti questi rami secchi che si vedono all'ultimo minuto anche con l'HD, con l'analogico sarebbe impossibile passarci in mezzo senza comunque rischiare di andare a sbatterci, mentre con questi occhiali è più facile vederli, anche se li si vede tante volte all'ultimo momento, ma si fa in tempo comunque a schivarli. Quindi ragazzi sono emozionantissimo perché la location mi piace un sacco ed è proprio speciale per un drone di questo tipo. Quindi adesso ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo in questa location con il CineWhoop Home FPV Wingsuit S. Aircraft disarmed. Mode 1. Air mode. Arm motors. The calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Ok ragazzi, il Wingsuit S è qui, è tornato sano e salvo, è andato tutto bene, a parte alla fine avete visto che è arrivata una foglia sulla telecamera, quella di DJI, e sono dovuto atterrare perché non vedevo praticamente più niente, la foglia si è proprio appiccicata sopra, perché sono passato sotto a quel passaggio là, lo vedete sotto quel tronco, e lì ho sollevato un sacco di foglie e una di queste foglie si è proprio appiccicata sopra, quindi ho dovuto spegnere e far scendere il drone perché non vedevo niente, però per il resto ragazzi è stato bellissimo anche le accelerate in mezzo alle piante quando prendevo velocità, e uno slalom incredibile perché comunque con gli occhiali DJI si vede bene e si può fare tutto questo anche in spazi davvero stretti e con piccoli rami secchi che spuntano fuori all'ultimo secondo. Quindi ragazzi spero che questo video con questo piccolo drone, con la
Smo4K vi sia piaciuto. Se è così, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, dove ho portato già l'anteprima di questo volo, dove ho fatto vedere appunto la location, quindi seguitemi lì, porto anche tante stampe 3D, quindi se vi va seguitemi anche lì. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!